Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo con la promo dei Future Stars, infatti è uscito il Team 2 e in più sono state anche rilasciate le SBC nella quale andarci a giocare i token che abbiamo riscattato, quindi per vedere insomma come andarli a gestire. Vi dirò anche secondo me quella che può essere la combinazione migliore delle carte anche questa settimana, veramente incredibili, quindi senza perderci troppo tempo in chiacchiere andiamo subito a vedere questi nuovi Future Stars. Primo giocatore pazzesco, che secondo me c'ha anche il price range un po' cannato, è Pedri, perché come abbiamo visto settimana scorsa Bellingham e Tchouaméni partivano veramente con base d'aste elevatissime, invece il centrocampista del Barça ha solo 1,5 milioni di cap massimo e la cosa sinceramente un po' mi puzza, visto che abbiamo un 5 di abilità, un 4 di piede debole e una carta totalmente rotta. Infatti è velocissimo, ha dei passaggi fenomenali, 97 di agilità, 97 di equilibrio, 93 di reactions, in più 97 di resistenza, pecca magari un po' in aggressività, solo quel 72, vuol dire che magari quando lo mandate in raddoppio non è che mette la gamba in automatico, ma dovete stare un attimo a richiamare la sua attenzione. Però anche dal punto difensivo le statistiche sono tanta roba, infatti abbiamo 83 di mentalità, 87 di intercetto, 93 di contrasto all'impiedi e 80 di scivolata per un giocatore che è 1,74 m. Questo sinceramente, paragonandolo già magari mentalmente a un Bellingham, lo vedo un po' inferiore. Certo è del Barcellona, quindi l'hype sarà sicuramente alle stelle anche per lui, sarà da provare, però si candida ad essere uno dei top player assoluti di questo team. Così come un altro giocatore molto molto interessante è Florian Wirtz, il trequartista tedesco dell'Everkusen. Si presenta in questa carta estremamente boostata rispetto alla sua ultima versione Potm, con un più 9 di velocità, più 6 di tiro, più 8 di passaggio, 5 di dribbling, 3 di difesa e 6 di fisico. 4-4 stelle per quanto riguarda abilità e piede debole, giocatore molto rapido, dotato di un buon tiro, degli ottimi passaggi, agilissimo, poi anche 1,76 m, senza forza, a livello di body type, abbiamo un body type average e quindi magari potrebbe un po' penalizzarlo, classico body type alla Muriel, visto che pesa anche 70 kg che non sono pochi, quindi sarà da vedere poi se effettivamente questa carta reagirà in game per quelli che sono questi valori. E infatti forse l'85 di reactions un po' ci fa capire che potrebbe non essere il giocatore più agile del mondo questo giocatore qui. Però considerando la carenza di giocatori di questo tipo in Bundesliga, potrebbe essere tranquillamente provato e chissà, soprattutto utilizzato da trequartista, potrebbe dire la sua. Altro giocatore che secondo me è abbastanza interessante è Chukwueze, che non conoscevo sinceramente. 4-4 per lui, rispetto alla versione 77 prende più 7 di velocità, più 12 di tiro, 18 di passaggio, più 8 dribbling, 10 di difesa e 19 di fisico addirittura. Carta questa che è straveloce, paradossalmente pecca lievemente nel... anche lui nel body type, perché è average, è 1,72 m, ha un discreto tiro, dei buoni passaggi, 95 di agilità, ma stesso problema di Wirtz per quanto riguarda l'86 di reactions, 94 di resistenza, carta questa che comunque sull'esterno può avere un try, secondo me, tuttavia non vi aspettate cose fantabolanti da questo Chukwueze e calcolate che appunto quel body type potrebbe un po' piantarlo rispetto a quello che uno ci si aspetta da questo giocatore. Però per quello che insomma è la carta, anche qua un tentativo si può fare. Altro giocatore, questo totalmente spaziale, è Ryan Gravenberg, 4-4, centrocampista olandese dell'Ajax, body type high get average per 1,90 m di Cristiano, 90 di agilità, 84 balance e 82 di reactions per 1,90 m, sono dei parametri ottimi, 96 di stamina, 90 di forza, anche qua magari pecca lievemente in aggressività, velocissimo, gran tiro, ottimi passaggi, statistiche difensive della Madonna, questo è clamoroso e va a fare concorrenza diretta sia a Bellingham che ai giocatori che attualmente sono più meta a centrocampo. Rimane magari un po' la difficoltà di doverlo linkare, però
con un giocatore del genere uno fa anche un sacrificio, ecco, veramente spaziale questa carta. Infatti rispetto all'86 ha preso più 6 di velocità, 2 di tiro, 4 passaggio, 2 dribbling, 8 difesa, 6 fisico, che non sono mica spiccioli. Quindi credo che forse si andrà ad abbassare, soprattutto per il discorso ibridabilità, e che costituirà una vera e propria minaccia a centrocampo il buon Gravenberg. Amingurì, giocatore questo invece francese del Nizza, 4-4, 1,80 m. Abbiamo anche per lui però un po' di type average, che sapete non è proprio il massimo, e ad appesantirlo ulteriormente ci si mette l'83 di forza, l'85 solo di agilità e l'87 di reaction, nonché l'82 di equilibrio. Rischia questo di essere un po' un trappolone, anche perché comunque non è una carta così veloce, ha sì un discreto tiro, ma poco di più. Dei passaggi umili, per quanto riguarda il dribbling abbiamo già visto. Questo non è che mi fa proprio impazzire, considerando che nel campionato francese abbiamo quei mostri sacri come Mbappé, Neymar, soprattutto Beyer, che è proprio il suo rivale diretto. Guri non lo guarderei con estrema attenzione. Cosa che invece farei con questo Lacroix, Sua Maestà Lacroix, che è qualcosa di atomico, perché l'ibridabilità con la nazionalità francese è al top, è 1,90 m, body type e average, velocità per l'utilizzatore centrale senza senso, passaggi ottimi, reactions 89, quindi vuol dire che reagisce bene a quelli che sono i micromovimenti avversari. Ottimi, ottimi, ottimi parametri difensivi, ovviamente 92 di mentalità, 92 di intercetto, 87 di contrasto all'impiedi, stamina addirittura 75, potrebbe un po' farci storcere il naso, però non dimentichiamoci che è un difensore centrale, 93 di forza, 83 di aggressività, veramente tutte le stats per poter fare il devasto. Questo Lacroix ce le ha. Non so quanto potrebbe andare a costare, sinceramente, ma al momento credo che sarà bello hypato, quindi magari valutare con cautela il prezzo. Non vorrei che si rivelasse il solito difensore veloce, estremamente rapido, ma che in realtà poi non è così efficace in game, quindi lo proverò e vedete la review sul canale, però sicuramente ci togliamo il cappello di fronte a un giocatore del genere. Brian Gill, 4-4, esterno per quanto riguarda il campionato spagnolo. Anche per lui abbiamo delle statistiche che sono veramente ottime, molto veloce, super agile, dei ottimi passaggi, ha 84 di stamina, 95 di freddezza, quindi parliamo di un giocatore che, considerando quella che è un po' la carenza in liga, sicuramente può essere abbastanza interessante. Il prezzo credo che andrà a calare, e anche magari da un super sub, se ve lo ritrovate non scambiabile, può veramente rendere al massimo. Stodaka, sincero, è la carta che è già uscita, cioè c'ha solo dei piccolissimi più 1 e più 2 che nulla cambiano. Stavolta è un 4-4, quindi assoluto valore, una sorta di Gabriel Jesus ghiaccio, velocissimo, pecca magari lievemente per quanto riguarda il discorso agilità, visto l'80 di forza, il 1,83 m di altezza, però comunque ha 97 e 91 di reactions per quanto riguarda, diciamo, la sua mobilità con la levetta. Parliamo di un giocatore che poi a livello di passaggi non è proprio messo benissimo, ottimo il tiro, può essere speso secondo me sia da seconda punta sia da prima, ma anche da esterno. Quindi Daka, considerando il rapporto qualità-prezzo e considerando le alternative in Premier League, io gli darei abbastanza attenzione. Darwin Núñez, giocatore questo abbastanza ambiguo, esterno sinistro, uruguagio del campionato portoghese, costa 2 lire perché insomma non è che chissà quanto lo si potrà andare a utilizzare, 4 di skill e 3 di piede debole, parla abbastanza per sé, ecco, non mi sembra questo giocatore per cui fare follie o cambiare le fisionomie delle nostre squadre per inserirle. A differenza della sua versione POT, invece, bella carta questa di Raspadori. Più 4 di velocità, 2 di tiro, 5 di passaggio, 4 dribbling, 2 di difesa e 4 di fisico. Il problema, l'unico grosso problema di questo Raspadori è anche qua il body type, perché è average, infatti 91 di agilità è penalizzato dall'86 di reactions, però magari questa versione, avendo parametri un po' più bostati, reagirà meglio con i movimenti con la levetta, ha un ottimo tiro anche lui. Passaggi magari che sono un po' da rivedere per quanto riguarda il lungo, mentre il corto è tanta roba. Questo da giocare più che altro da seconda punta, vicino con un attaccante appunto un po' più agile rispetto a lui, oppure anche più fisico, stile Vlahovic o Ibra, con lui che fa tra virgolette il Beyer della situazione. Quello che mancava in una Serie A, visto soprattutto il 5 di piede debole,
che lo rende unico nel suo genere, perché l'altro giocatore con 5 di piede debole in Serie A, da memoria, credo sia Dzeko, non so se ci sono altri giocatori con 5 di piede debole da punta, quindi ottimo anche Giacomino Raspadori. Maxence Caqueré, giocatore francese del Lione, quindi Ligue 1, 3 di skill e 4 di piede debole, una sorta di Renato, di Guendouzi, ne abbiamo visti tanti di giocatori di questo tipo. Insomma, discretamente veloce, ottimi passaggi, agile, quindi vuol dire che con l'L2 si muove benissimo. Statistiche difensive della Madonna, 80 di aggressività, 80 di forza. Questo può essere sicuramente molto interessante da provare, va a fare diretta concorrenza appunto ai giocatori che vi ho citato in precedenza, soprattutto qualità-prezzo, perché credo che non andrà a livelli proprio esagerati. Tyler Adams, giocatore americano, questo invece dell'Ipsia, quindi insomma eviterei probabilmente di andarlo a inserire, visto che è un 3-3 poi in mezzo al campo, sì, velocissimo, quello che vi pare, ma classiche statistiche per me boostate, body type average, reactions 85, forza 80, insomma un giocatore difficilmente comprensibile, per il quale non so se merita di fare follie, considerando soprattutto il 1,75 m, sono a Bundesliga, vado a scegliere sempre Goretzka nella versione menzione Toti, che è un signor centrocampista. A completare la discendenza dei Saliba scendeva, ci mettiamo anche Salisu, difensore per quanto riguarda la Premier League del Southampton, anche in questo caso sinceramente difensori del genere ne abbiamo visti veramente una marea, non mi farei buttare fumo negli occhi da quell'81 di velocità, statistiche che non sono neanche così male, però sinceramente a livello attuale fa poco quell'80 di accelerazione e quell'82 di velocità, poi è 1,91 m, per carità, molto fisico, c'è anche un discreto passaggio corto, però non mi fa impazzire considerando anche il discorso ibridabilità. Miranda invece è un terzino sfizioso, anche se comunque in una liga io vado a preferire sempre un ottimo Mendy base che non sfigura mai, oppure un Renan Lodi, quindi considerando anche il 2 di skill, il 3 di piede debole rendono abbastanza ambiguo per quanto riguarda palla al piede, mentre veramente una bella carta questa di Ibanez, anche se mi aspettavo che fosse boostato lievemente di più, abbiamo un giocatore che ha 87 di velocità, passaggi che rimangono abbastanza ambigui, anche se in realtà sono estremamente penalizzati da tutti gli altri attributi, l'80 di corto e il 70 di lungo non sono così male, 81 di agilità, 92 reactions, quindi con l'L2 si muove bene, 88 di intercetto, 88 di mentalità difensiva, 84 di aggressività, 85 forza. Questo si va tranquillamente a inserire in quella fascia di difensori tipo Skriniar eccetera, sarà da provare, ma potrebbe essere una bella hidden gem considerando anche quello che è il link con Spinazzola e altri giocatori di Serie A. Concludiamo con Caboré, questo sinceramente faccio fatica a commentarlo, discretamente inibridabile, un terzino molto rapido, 3-3, ma che difficilmente vedremo nei nostri team. Invece concluderei con quello che secondo me è la soluzione ideale per la scelta con i token che abbiamo riscattato, perché come sapete i token disponibili erano, se non erro, 28, quindi il massimo era la scelta della prima squadra pick tra tre giocatori, poi abbiamo Gallagher che è esattamente questo giocatore qui, 3-4, per carità, sì veloce, sì un buon tiro, sì un buon passaggio, ma non mi dice niente, è quella classica carta che sembra eccellere tutto ma in realtà non eccelle nulla, abbiamo un 78 di forza, anche qui un body type average, con tutti i centrocampisti che ci sono non mi andrei a sprecare tutti i token, 20 token per prendere questo Gallagher, stessa cosa che magari valuterei bene con questo Frimpong, soprattutto per quanto riguarda la versione esterno, visto che parliamo di un 4-3, potrebbe avere magari più senso questa versione olandese qualora si volesse andare a pensare anche un'ibridabilità eventuale con Gravenberg, è vero che lui tedesco, però di campionato tedesco, però è olandese, quindi io con i nostri token sinceramente andrei sicuramente a riscattare il pacchetto 10 giocatori 85 più e poi probabilmente andrei a fare in base a quelle che possono essere le nostre esigenze o un caricone di tutti gli altri pacchetti o appunto se si riesce il Frimpong terzino, penso che sono le migliori soluzioni. I token al momento usciti sono 20, anzi no, saranno 30 addirittura i token totali. Vi ricordo che tramite questo link trovate tutti quelli usciti fino ad ora e dove è possibile riscattarli. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo team, giocatori incredibili e soprattutto chi vorreste che io vada a provare per primi.
Vi ricordo in descrizione tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta che augurarvi buona giornata, un saluto da Riberoschi, ciao!